a tutti, mi chiamo Marco Montanari, sono un terapista della riabilitazione. Questo qui è mio padre. Lui è entrato in ospedale con le sue gambe, sapendo di dover fare una cura antibiotica di 10 giorni. L'aveva già fatta anche un mese prima a Ravenna, all'ospedale di Ravenna, mentre questa volta hanno voluto a tutti i costi ricoverarlo all'ospedale Umberto I di Lugo. Ci tengo a dirlo. Purtroppo quello che succede nell'ospedale Umberto I di Lugo succede anche in altri ospedali di tutta Italia, soprattutto se questi ospedali si definiscono ospedali Covid-19. Il paziente entra in ospedale, viene allettato 24 ore su 24 con la mascherina. Non gli viene permesso neanche di fare un giro in corridoio, quindi ha l'obbligo dell'immobilità. Mio padre ha cominciato e ha continuato per 9 giorni a telefonarci dicendo che aveva voglia di vedersi, che non gli permettevano di fare niente, che doveva solo stare a letto. Dopo 8 giorni che era ricoverato, mio padre ha cominciato a spegnersi e non rispondere più al telefono. Ok, io ho cominciato con i medici geriatri a parlare della sindrome d'allettamento. Loro hanno sempre riconosciuto che poteva essere benissimo, ma che prima era meglio fare degli accertamenti. 2 giorni prima della morte gli ho detto: io se domani non me lo mandate a casa vengo con i carabinieri. Ha detto sì sì, domani hai fatto l'ultimo esame, ve lo mandiamo a casa. E guarda che questo era il pomeriggio, il guarda caso la mattina dopo uno di questi geriatri, con tutto il tatto che poteva avere, ha telefonato a mia madre dicendo che la situazione era gravissima, che mio padre andava in terapia intensiva e anche loro non si spiegavano per quale ragione, visto che tutti gli esami erano a posto. Ripeto, stiamo parlando di geriatri, se non conoscete voi la sindrome dell'allettamento, o forse la conoscete ma avete piacere di fare così. Comunque mio padre è stato ammassato in ospedale, come può succedere a tantissimi altri. Quello che vi posso dire è che non ci hanno mai permesso di andarlo a trovare per 20 giorni di ricovero che sono stati. Poi la mattina, il giovedì mattina alle 4, hanno telefonato mia madre dicendo che era morto, che se volevamo potevamo andare a vederlo. Ci hanno fatto entrare in 4 nel reparto dove era ricoverato, medicina lunga degenza a Lugo, ospedale Umberto I, nella camera dove era diviso da separare da quell'altro paziente che stava dormendo, quindi i protocolli, il Covid-19 non esiste più. L'altra cosa che vi posso dire è che mio padre non è mai stato positivo al tampone, ma era ricoverato in reparti dove c'erano pazienti con il Covid. Tutti i giorni, o un giorno sì, un giorno no, anche l'ultimo giorno quando ci hanno detto che era gravissimo, nonostante gli avessero fatto un tampone il giorno prima, gliel'hanno fatto un altro. Perché? Per quale ragione? Si è ricoverato da 20 giorni, è sempre stato negativo, perché è ricoverato in mezzo ad altre persone con il Covid, con la speranza di trovarli positivi anche solo all'ultimo tampone, all'ultimo giorno di vita. Perché se non lo sapete, gli ospedali Covid-19 prendono soldi per i ricoveri di pazienti con il Covid, con il tampone positivo. Se questa è medicina,